Allora, benvenute a tutti e a tutti, ben ritrovati dopo la pausa estiva. L'incontro di stasera è diviso in due parti. La prima parte, diciamo, parleremo del sinodo, diciamo, di questa fase in particolare appena conclusa del sinodo universale. E invece nella seconda parte cercheremo di capire come procedere con la nostra attività di rete e questa seconda parte la condurrà Mauro. Del sinodo parliamo con le persone della rete sinodale che con modalità varie hanno accompagnato questo percorso, che sono Mauro Castagnaro, Franco Ferrari, Elsa Ferrario e Rosario Lonegro, per ognuno 10 minuti di relazione. Da più parti, diciamo, c'è un po' di delusione rispetto alla relazione di sintesi dei vescovi, però quello che vogliamo fare con i nostri relatori è capire quali sono gli spazi in cui possiamo inserirci. E poi, siccome in tutte le cose capita sempre che ci siano delle crepe, ecco, come giocarcele le crepe, come penetrare forse proprio attraverso le crepe. E cercheremo anche di capire se ha ragione Elsa quando dice che finché c'è sinodo c'è speranza. E poi direi comunque, rispetto a queste delusioni, che dobbiamo sempre ricordarci che a prescindere dalle relazioni dei vescovi, il sinodo è stata un'esperienza molto importante per noi. Nella nostra rete abbiamo fatto davvero un cammino sinodale tra realtà diverse, ci siamo conosciuti persone che non si conoscevano. Abbiamo lavorato insieme in sottogruppi formati da diverse realtà. Abbiamo fatto assemblee che hanno visto fino a 200-250 partecipanti e abbiamo, io credo, prodotto contributi, secondo me, e non solo, di grande valore per questo sinodo. Quindi, qualunque siano diciamo, le relazioni dei vescovi, questo cammino c'è stato, è un cammino di una chiesa di base che ha di per sé grande importanza. Allora, cominciamo subito con Mauro Castagnaro, che è il coordinatore di Noi Siamo Chiesa. Da dove, proprio da Noi Siamo Chiesa, è partita l'idea nei primi mesi del 2021 di dar vita alla nostra rete. Allora, durante l'assemblea sinodale, Mauro ha collaborato con la rete Amerinda, che dava supporto teologico alle delegate e ai delegati. E con Mauro vorrei partire da questa frase che troviamo nella introduzione della relazione di sintesi. Alcuni temono di essere costretti a cambiare, altri temono che non cambierà nulla e che ci sarà troppo poco coraggio per muoversi al ritmo della tradizione vivente. Alcune perplessità e opposizioni nascondono anche la paura di perdere il potere e i privilegi che ne derivano. Allora, Mauro, a te, come se ne esce? Intanto ciao a tutti e a tutte. Io voglio fare un saluto particolare a Gennaro Lamuro, che non conosco, ma del quale leggo assiduamente con grande frutto diciamo, i commenti o le esegesi bibliche che fa circolare Lorenzo Tommaselli. E io lo ringrazio molto per questo preziosissimo. Grazie, grazie a te, buonasera. Allora, la descrizione che viene fatta nella citazione che Dea ha fatto della relazione di sintesi è, secondo me, una fotografia reale, ma è una fotografia reale che non potrebbe essere che così.
Io per motivare questa affermazione vorrei soffermarmi e cercare di offrire alcune chiavi di lettura di quello che secondo me è lo sfondo in cui va collocato e compreso questo processo sinodale. Spesso si sente, il Papa usa, ha popolarizzato, no, questa espressione del non siamo in un cambiamento, non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento di epoca. Io credo che questo, al di là di quello che intende il Papa, sia molto vero per la Chiesa cattolica, ma in generale per la cristianità, per almeno tre ragioni che sintetizzo, ma non ho il tempo di motivare troppo. La prima è che per la prima volta nella sua storia il cristianesimo, la Chiesa cattolica all'interno del cristianesimo, stiamo parlando di 1.300.000.000 di cristiani, di cattolici, non di cristiani, di cattolici, è per la prima volta nella sua storia veramente una chiesa diffusa in tutto il pianeta. Non è mai stato così in passato. Noi abbiamo avuto i primi 6 secoli in cui il cristianesimo era sostanzialmente, diciamo, una religione, confinata nel Medio Oriente, in parte nella Sud Europa. E poi diciamo, prima della scoperta dell'America, sostanzialmente il cristianesimo era una religione del Mediterraneo ed europea, poi anche diciamo, del Nord America, ma oggi per la prima volta il cristianesimo è davvero dappertutto. Seconda questione, per la prima volta il cristianesimo e la Chiesa cattolica ha il proprio baricentro nel sud del mondo. All'inizio del Novecento l'80% dei cattolici stavano in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in quello che una volta si usava a chiamare il nord del mondo. Nel 2050 la proporzione sarà invertita e saranno l'80% tra Asia, Africa e America Latina. Terza questione. Mai come oggi il cristianesimo, ma anche la Chiesa cattolica al proprio interno, è plurale per contesti socioculturali, per opinioni teologiche e per urgenze pastorali. Un esempio molto classico, molto chiaro, che viene fuori dalla relazione di sintesi è il passaggio in cui diciamo, la relazione sollecita il SECAM, cioè la conferenza che riunisce il segretariato, che riunisce le conferenze episcopali dell'Africa, a studiare come sia possibile riammettere alla piena comunione della Chiesa quei cattolici che vivono in situazione di poligamia. Evidentemente questione che, almeno in questi termini, non si pone, perlomeno in Europa. Ora, cosa vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire questo disegnare questo scenario? Secondo me vuol dire che per la prima volta nella sua storia la Chiesa cattolica deve trovare il modo per stare insieme, ripeto, 1.300.000.000 di cattolici in tutto il mondo, quindi in tutte le culture, in contesti completamente diversi gli uni dagli altri. Deve riuscire a trovare il modo per stare insieme senza, come in parte è stato in passato, come è stato, diciamo, per la dinamica che ha avuto la Chiesa Cattolica, cioè una espansione fuori dalla sua alveo tradizionale, cioè, diciamo, appunto il Mediterraneo, l'Europa, che ha seguito in gran parte diciamo così, il colonialismo, e che quindi ha riprodotto tendenzialmente ovunque il modello ecclesiale latino e il processo di romanizzazione, che peraltro non è stato soltanto delle chiese cattoliche, no? È stato per esempio nelle chiese protestanti che hanno costruito le cosiddette chiese di missione che erano riprodotte sul modello o degli Stati Uniti o dell'Europa anglo-tedesca, diciamo così, no? Ora, questo tipo di impostazione, cioè l'idea che per stare insieme bisogna essere tutti uguali e, come dire, le differenze socioculturali vanno ricondotte ad uniformità, non funziona più. Non funziona più né sul piano culturale, perché diciamo così,
la storia, la coscienza dei popoli, non permette più una operazione di questo genere, ma non è neppure più accettabile per l'autocoscienza di sé che hanno le chiese, a cominciare dalla Chiesa Cattolica. Che poi questo venga praticato, che qualcosa di diverso venga praticato, ancora ovviamente è molto debole, ma è evidente che oggettivamente la direzione in cui si va è questa. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che se noi non possiamo, diciamo così, stare insieme semplicemente nell'uniformità, per evitare che la diversità che viene riconosciuta e valorizzata si trasformi in una, diciamo, rottura, una frammentazione, bisogna trovare delle nuove forme per stare insieme. E le nuove forme per stare insieme sono quello che, secondo me, va sotto il nome, abbastanza per altri versi, così, non tanto facilmente comprensibile, è la sinodalità. Cioè la sinodalità, alla fine dei conti, è il cercare di rispondere sia sul piano della mentalità, sia sul piano delle strutture, alla domanda come riusciamo a stare insieme, come cattolici in questo caso, senza schiacciare la diversità, nella diversità. Questo processo è un processo complicato. Cioè voi, chi ha un po' di occhio sulle vicende delle altre chiese, può pensare a cosa è successo negli ultimi 20 anni alla comunione anglicana, che sono 80 milioni di persone, no? Noi siamo 1,3 miliardi, per cui. Ora, se la leggiamo su questo scenario, di cui va detto chiaramente sinodali e le sinodali hanno una consapevolezza sul piano soggettivo abbastanza ridotta, vescovi compresi, ma che sta crescendo nella riflessione, perché ci si rende conto sempre di più che questa è la questione. È evidente che questo è un processo che non si risolve né in un sinodo, io credo, neppure in 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma sarà un processo lungo, complicato, probabilmente che comporterà anche conflitti aspri, ma mi sembra che l'unica possibilità sia questa. E non è un caso che appunto, anche se non viene sempre esplicitata in questi termini, anche a livello di vertici della Chiesa, la consapevolezza su questo cresca, no? Vi cito solo un esempio, un'intervista uscita sul numero 4 del 2023 del Regno, che forse alcuni di voi hanno letto, a Mario Grech, che è l'arcivescovo di cardinale adesso di Maltese, che guida tutto il cammino Sono sempre sinodale. io, senti, sono davanti a questa riunione, adesso Zoom, però io non riesco a sentire niente, cioè vedo che parlano, non sento. Come faccio a mettere? C'ho la prima stringa in alto che alla fine mi fa F12, F11, F10. Vado avanti. Vai, vai, vai. Che dice: la sinodalità è il modo più appropriato per sviluppare i processi ecclesiali di formazione dell'identità. Le parole non sono casuali, eh? E la sua riconfigurazione teologico-culturale come chiesa di chiese, presieduta dal vescovo di Roma in comunione con tutte le chiese. Quest'idea, se qualcuno di voi ha memoria di cosa è stato, diciamo, quel poco di dibattito teologico pubblico che si è avuto nell'epoca di Wojtyla Ratzinger, voi ricorderete che il punto più algido e più esplicito fu all'inizio degli anni 90, tra il 92 e il 94, la discussione che si fece sulla rivista America dei Gesuiti degli Stati Uniti tra Ratzinger e Casper, che a partire dalla questione se i vescovi potevano o no permettere singoli vescovi potevano ammettere all'Eucaristia divorziati e risposati, si spostò poi sul tema della precedenza tra la Chiesa universale e la Chiesa locale. La tesi, diciamo, prevalente, che è ancora quella che è in testa ai nostri vescovi, ai nostri padri e madri sinodali in gran parte,
è quella della precedenza della Chiesa universale, mentre la posizione di Casper era quella di una precedenza della Chiesa locale. Ora, pensare la Chiesa cattolica come comunione di chiese locali vuol dire esattamente ribaltare lo schema. Da questo punto di vista, e vado un po' a concludere, perché io do un giudizio sostanzialmente buono, positivo di questo, insomma, della relazione di sintesi, no? Perché la relazione di sintesi rappresenta una discussione che ha ovviamente livelli di consenso molto diversificati, ma diciamo riconosce l'esistenza di questa situazione, di questa pluralità, pone le questioni che poi vanno, che poi diciamo traducono la pluralità, dovrebbero tradurre la pluralità in questioni aperte, e che e co in questo modo permette di avanzare nella discussione. Per fare un esempio che conclude il mio discorso, io non credo oggi che la battaglia, diciamo, che l'impegno per l'accesso ai ministeri delle donne, a tutti i ministeri, che è una battaglia ovviamente che, insomma, essendo da sempre di Noi Siamo Chiesa, ovviamente condivido, no? Non passi tanto per un momento in cui tutta la Chiesa cattolica sarà d'accordo e tutte le chiese saranno d'accordo per questo tipo di riforma, ma che il primo passaggio sia appunto risolvere il problema di un come riusciamo a stare insieme nella diversità, per cui poi i vescovi africani che magari in questo momento o mai non sono interessati o non sono disponibili o la loro gente non vuole, che poi sarà da vedere naturalmente. Faccio un esempio molto grossiero, no? L'accesso delle donne ai ministeri, accettino che altre chiese, cioè le chiese europee, invece aprano questa possibilità, no? E tenete conto che questo è il nocciolo della questione, per esempio, che ha posto, che sta ponendo da almeno un decennio la comunione anglicana sull'orlo di uno scisma per fortuna non consumato. Oui. Allora, grazie Mauro. E adesso passiamo a Franco Ferrari. Franco è il presidente dell'associazione Viandanti, di cui è referente nella rete sinodale insieme a Fabrizio Filiberti ed è membro del gruppo redazionale di Missione Oggi. È l'unico tra i nostri relatori che ha vissuto questa esperienza dalla sala stampa. Quindi è interessante capire da lui che aria tirava in sala stampa. E cosa traspariva dalle comunicazioni che arrivavano in sala stampa? Questa diversità di cui parlava Mauro arrivavano i contrasti, le differenze tra le diverse conferenze episcopali, o tutto veniva un po' edulcorato, coperto da mistificazioni, siamo tutti fratelli. Raccontaci un po'. Grazie, buonasera a tutti. Ma io così darò 3-4 flash, diciamo, partendo dalla questione appunto della comunicazione, che è stato un problema centrale di questo sinodo, perché è stato posto il silenziatore ai partecipanti, e anche il funzionamento della sala stampa in questa direzione direi che insomma, ha mostrato vari problemi, varie falle. Però tutto sommato la richiesta di silenzio che ha avanzato il Papa in apertura del sinodo si può dire che ha funzionato, perché
È difficile se andiamo a ripercorrere le pagine dei giornali, dei giorni, del sinodo, trovare qualcosa. Ogni tanto magari c'era qualche articolo che però era magari periferico rispetto a ciò che si stava discutendo all'interno dell'assemblea. Lo stesso Avvenire faceva tutti i giorni, diciamo, una piccola notizia che chiamava la cartolina dal sinodo, che in mezza colonna diceva alcune cose. Ecco, siccome questo sinodo è stato un po' paragonato ad un concilio, viene direi anche spontaneo fare un raffronto tra ciò che era stata la comunicazione al Vaticano II, durante il Vaticano II, e quello che è accaduto durante questo sinodo. E io credo che questo silenziatore sia sostanzialmente stato un boomerang, nel senso che non ha consentito di far capire, nonostante la richiesta, che poi era la richiesta di far capire, diciamo, alla gente, che l'opera dello Spirito all'interno dei lavori sinodali, che quindi capite bene che non era certo una cosa semplice, e in ogni caso i giornalisti che erano in sala stampa non è che abbiano accolto questo invito con grande entusiasmo. Ecco, questo direi che c'è stato un po' questo aspetto, che è basato però su un convincimento di Francesco. Infatti, un certo, diciamo, silenzio sui lavori sinodali, o perlomeno sugli interventi all'interno dei lavori sinodali, gli interventi dei vari vescovi, è iniziato con il sinodo sulla famiglia. Mentre fino a quel momento venivano date le sintesi dei vari interventi dei vescovi, dal sinodo sulla famiglia non è più stato utilizzato questo strumento. Perché? Perché c'è un convincimento preciso, direi, di Papa Francesco, che è quello di difendere, o diciamo di creare, un momento di silenzio attorno ai lavori sinodali per non influenzarli. Ora, a me pare che questo sia basato su un equivoco, nel senso che non è certo la stampa che influenza i lavori sinodali, ma è dall'interno che si cerca di influenzare i lavori dei sinodi, perché, guarda caso, ad ogni apertura di sinodo di carattere importante, cardinali, vescovi e opinionisti fanno uscire o delle lettere coi dubbi o dei libri sui temi controversi. Ecco, quindi questa è la comunicazione, è un problema aperto, ma d'altra parte la Chiesa con la comunicazione ha sempre avuto dei rapporti difficili, se pensiamo che il decreto conciliare sull'appunto le comunicazioni è l'unico decreto che ha ottenuto oltre 100 voti contrari, cosa che non è accaduta per nessun altro documento del Sinodo. Ecco, un secondo flash è che cosa è uscito comunque dalla comunicazione che sono state fatte in sala stampa. Direi che si è potuto comunque capire che c'erano delle paure, dei contrasti, e che il confronto comunque c'è stato. Ci sono, direi, tre spie che ci aiutano a capire questo. La prima è che alle domande che venivano poste da parte dei giornalisti, tra l'altro, oggi con le tecnologie e il poter seguire in streaming, anche se poi non si riescono a fare le domande, anche le conferenze stampa, la sala stampa non era particolarmente, aveva
non avevo una presenza particolarmente numerosa di giornalisti rispetto ad altre volte. Comunque, le domande che venivano poste sui problemi e gli eventuali contrasti ricevevano, non è che chi rispondeva negava che questo non c'era, no, si diceva. Era naturale che in un'assemblea di questo genere ci fossero opinioni diverse e che il confronto non faceva paura e che si risolveva pacificamente perché siamo tutti fratelli. Quindi questo è evidente che il confronto in realtà all'interno ci fosse stato. L'altro elemento, credo che si possa trarre da alcuni interventi di relatori, se così si può dire, durante fatti in apertura dei lavori. Mi riferisco in particolare alle meditazioni del domenicano padre Ratcliffe agli esercizi spirituali pre-sinodo, che tra l'altro hanno raccolto, come è stato detto in conferenza stampa, una certa rimostranza da parte di alcuni vescovi che non capivano perché ci si dovesse, soffermare per 3 giorni prima dell'inizio dei lavori in questo momento di meditazione. E ecco, il padre Ratcliffe in una delle sue, anzi nella prima meditazione, disse espressamente che tra i presenti, tra l'altro le sue parole sono state riprese nella presentazione della sintesi finale e le ha lette prima Dea, cioè che tra i sinodali c'è chi ha paura di questo cammino e alcuni sperano che appunto la Chiesa non cambi ed altri hanno paura che questi cambiamenti portino solo alla divisione. Ecco, insomma, durante il sinodo diciamo che chi ha organizzato, quindi probabilmente direi la segreteria generale del Sinodo, ha tenuto ben presente il fatto che all'interno dell'assemblea che aveva di fronte c'erano delle posizioni magari difficilmente conciliabili e quindi è stato attuato, direi, un pressing, sapiente tra le meditazioni e anche le riflessioni teologiche. Le meditazioni sono state affidate a questi esercizi spirituali prima del sinodo, ma anche in apertura di tutte e quattro le sessioni di lavoro, c'era una meditazione di carattere spirituale e una relazione breve, ovviamente, di carattere teologico. E è significativo che il teologo australiano che ha tenuto Rush, che ha tenuto l'ultima riflessione teologica prima delle votazioni, abbia sostenuto, e leggo rapidamente, questo: ascoltandovi in queste 3 settimane, ho avuto l'impressione che alcuni di voi stiano lottando con la nozione di tradizione. E poi ha ricordato che il Concilio in realtà parla di tradizione vivente e ha proposto ai sinodali di fare come è accaduto nel Concilio di Gerusalemme, dove hanno preso una decisione su un problema che il Cristo non aveva assolutamente affrontato o si era posto, cioè in questo caso era la questione, e non poteva neanche porsela, era la questione se chi aderiva al cristianesimo dovesse passare per la circoncisione oppure no.
Ecco, quindi questo teologo ha spinto, diciamo, i sinodali a tenere presente che si devono affrontare delle questioni che la tradizione o nel Vangelo non è possibile trovarne la soluzione. Il terzo elemento che ci dice che qualche contrasto, paura o confronto ci sia stato, direi che lo troviamo nella relazione di sintesi. Ecco, già Mauro ha detto insomma, di questo documento che anch'io direi che non va sottovalutato. È vero che, insomma, molti di noi pensano che non abbia dato risposte. E su varie questioni, certo, non ci sono le risposte che attendavamo, però questo non ci deve indurre a liquidarlo. E da dove possiamo capire che ci sono stati dei problemi? Se noi andiamo a esaminare i paragrafi che sono intitolati Questioni da affrontare. È stata utilizzata questa dizione edulcorante, ma comunque, insomma, diciamo, questioni sulle quali non ci siamo trovati assolutamente d'accordo. E ecco, accanto a questo direi occorre fare anche un'analisi attenta delle votazioni che sono state fatte sui singoli paragrafi. Un terzo flash lo darei sui briefing, cioè su questi incontri informativi. I primi giorni c'è stato un grande imbarazzo perché non, insomma, era evidente che non sapevano come affrontare questa questione della comunicazione, del silenzio su quanto avveniva all'interno del sinodo. Poi si è iniziato a portare in conferenza stampa vescovi, cardinali, alcuni non vescovi e così via. Però la comunicazione è sempre stata centrata, diciamo, sull'esperienza fatta nell'assemblea oppure nel cammino prima di arrivare a Roma. Quindi queste notazioni di carattere personale che non sono mai andate a toccare molto le questioni, anzi quasi mai, solo delle sollecitazioni hanno provocato qualche risposta. Però sulle questioni più, diciamo, spinose, le risposte sono state di questa natura, cioè il sinodo deve decidere su un nuovo modello di chiesa, come peraltro ha detto giustamente Mauro, più che dare risposte ai singoli problemi, oppure le aspettative che ci sono troppo elevate, questo sinodo non è di carattere dottrinale, ma è un sinodo sulla sinodalità, appunto sul modello di chiesa, e questo tipo di risposte direi che è stato utilizzato sempre per i problemi un po' scottanti, anche sugli abusi, anche sulla questione degli abusi, nonostante la Commissione Pontificia per la tutela dei minori avesse inviato una lettera abbastanza ampia a tutti i sinodali per chiedere che questa questione venisse posta molto all'ordine del giorno, in quanto loro stanno rilevando che le conferenze episcopali non si stanno muovendo su questa questione. Franco, poi piano Però piano ti avvii verso la conclusione. sì, infatti sto arrivando subito. Bene. Ci sono stati due briefing significativi, però. Uno è stato quello tematico sull'ecumenismo e non è un caso perché se voi andate a vedere nella sintesi finale, diciamo,
La voce, il capitolo dedicato all'ecumenismo è quello di grande interesse e anche con delle proposte molto precise. E un altro, o meglio, un intervento all'interno di uno dei briefing, un intervento molto significativo è stato quello dell'ordinario, e qui ci stupiamo forse tutti, dell'ordinario militare tedesco, che ha fatto una difesa molto articolata e intelligente, del sinodo tedesco. Una nota di colore finale è, ed è il quarto flash e chiudo, è la presenza dei media americani, dei media conservatori o possiamo dire reazionari americani, soprattutto la galassia legata Eternal World Television Network, EWTN, che è anche proprietaria di un'agenzia CNA e di una online, il New Catholic Register, più alcuni altri. Le domande che venivano fatte da questi giornalisti vertevano sempre su 4 o 5 questioni, che elenco solamente e chiudo. Il diaconato femminile, il superamento del celibato ecclesiastico, ovviamente erano delle domande in senso conservatore, non certo per chiedere delle aperture, anzi erano tese a mettere in difficoltà i relatori, la possibilità di celebrare la messa in latino, il valore di questo sinodo e l'autorità dei non vescovi. Come mai ci sono dei non vescovi? Qual è la loro autorità? E infine la comunità LGBT e la questione della benedizione delle coppie omosessuali. Ecco, questo era quello che si poteva capire, secondo me, stando in conferenza in sala stampa, ma forse potevo anche stare a casa e seguirlo solo dai briefing. Grazie, grazie, Grazie. grazie Franco. Allora ora è il turno della nostra relatrice, Elsa Ferrario. Elsa è coordinatrice insieme a Mauro, questo da poco, di Noi Siamo Chiesa. Alla rete sinodale partecipa come referente del gruppo Noi Siamo il Cambiamento, che è un gruppo femminista di donne cattoliche di Milano. Poi partecipa anche all'Osservatorio Interreligioso sulla violenza contro le donne e al SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Anche lei, come Mauro, durante l'assemblea sinodale ha collaborato con la rete Amerindia. Allora, con Enza vorrei che parlassimo un po' in particolare dei punti della sintesi che riguardano le donne. E allora partiamo un po', diciamo, se ne parla soprattutto nel capitolo 9. Nel capitolo 4, i poveri protagonisti del cammino della Chiesa, a un certo punto troviamo questa frase: i più vulnerabili tra i vulnerabili, a favore dei quali è necessaria una costante azione di advocacy, sono i bimbi nel grembo materno e le loro madri. Vero, ma questa frase è messa lì in modo strumentale per dire altro? Nel capitolo 9 non si parla di ordinazione per le donne, si dice però si parla di difficoltà e delle diverse posizioni rispetto alla questione diaconato delle donne. È messa questa tra le questioni da affrontare. E ci si chiede come la Chiesa può inserire più donne nei ruoli e nei ministeri esistenti? Se servono nuovi ministeri, a chi spetta il discernimento, a quale livello e con che modalità? Beh, noi nella rete, come gruppo donne della rete, Elsa, ci abbiamo lavorato sui ministeri. Tu avresti qualche suggerimento da dare ai nostri vescovi? Grazie, grazie cara Dea per questa presentazione e una buona serata a tutte e tutti voi. Ringrazio per la presenza, ringrazio Mauro e Franco per quanto già ci hanno raccontato. Insieme a voi vorrei proprio provare a scorrere un po' questo famoso capitolo 9, no? Di cui ci parlava
Dea, anche proprio per capire un po' come è stata strutturata la sintesi, la relazione di sintesi. E, come diceva appunto Franco, c'è una prima parte, diciamo, sulle questioni che vedono tutti d'accordo, no? Le cosiddette convergenze, e poi ci sono invece, non si è usato chiamare divergenze, allora le si è chiamate questioni da affrontare, e poi le proposte, quindi, come dire, le richieste anche più in qualche modo pratiche che si fanno alle chiese. Allora, se scorriamo verso il punto 9, vediamo che siamo dentro la seconda parte. La sintesi è organizzata in tre parti, e ecco, anche i titoli possono essere indicativi, no? Il linguaggio, come sempre, è indicativo. La parte seconda si chiama Tutti i discepoli, tutti i missionari, ovviamente solo rigorosamente al maschile. E troviamo un primo capitolo, il capitolo 8, e poi c'è il nostro, le donne nella vita e nella missione della Chiesa. E questo è già un miglioramento, perché noi abbiamo avuto l'opportunità con Mauro, attraverso delegate amiche, di vedere la prima bozza, e quindi nella prima versione sappiamo che il titolo era La dignità delle donne, no? Ancora questo termine un pochino, come dire, segnato dal tempo. Ma anche così non è che le cose vadano molto meglio, cioè perché c'è bisogno di scrivere un capitolo sulle donne nella vita e nella missione della Chiesa? E io penso che se fosse pacifico che la Chiesa è costituita di donne e di uomini, allora casomai ci sarebbe da scrivere un capitolo su donne e uomini nella vita e nella missione della Chiesa, no? Perché bisogna, poi sotto viene detto, bisogna chiedere alla Chiesa di comprendere e accompagnare le donne, come se fossimo una specie protetta, ma sostanzialmente in stato di minorità. È come se gli uomini fossero la norma nella Chiesa e le donne in qualche modo lo scarto dalla norma, l'anomalia, la cui esistenza vada giustificata. Se scorriamo un po', leggiamo: le donne desiderano condividere l'esperienza spirituale di camminare verso la santità nelle diverse fasi della vita, da giovani, come madri, nelle relazioni di amicizia, nella vita familiare a tutte le età, nel mondo del lavoro, nella vita consacrata. Ma gli uomini no, gli uomini non camminano verso la santità da giovani, da padri, nelle relazioni di amicizia, nella vita familiare, nel mondo del lavoro, nella vita consacrata. E poi ancora, le donne reclamano giustizia in società ancora profondamente segnate da violenza sessuale e disuguaglianze economiche e dalla tendenza a trattarle come oggetti. Bene, ma le donne reclamano giustizia solo nella società e nella Chiesa? Non reclamano giustizia, perché questa categoria non vale dentro la Chiesa. Si parla, ed è secondo me abbastanza tragico, di accompagnamento e decisa promozione delle donne che vanno di pari passo. Ma è possibile che le donne vadano accompagnate e promosse? Beh, per fortuna non bocciate, ma non possono accompagnare, non possono promuovere, non sono soggetto attivo dentro la Chiesa? Il punto F parla degli abusi, no? Anche chi mi ha preceduto ne faceva menzione, ma attenzione, prima di nominare il problema bisogna mettere un preambolo per attutire il colpo e dire: molte donne hanno espresso profonda gratitudine per il lavoro di sacerdoti e vescovi, ma, e allora qua si può dire, hanno anche parlato di una Chiesa che ferisce. Clericalismo, maschilismo e un uso inappropriato dell'autorità continuano a sfregiare il volto della Chiesa e danneggiano la comunione. Però attenzione, perché con questa impostazione si dice: la maggioranza del clero è sana, possiamo stare tranquille, tranquilli, no? Siamo ancora dentro la logica della mela marcia, del malato, dell'eccezione. Manca completamente una riflessione strutturale che indichi gli abusatori come figli sani del clericalismo e del patriarcato, peraltro termine che non compare nella sintesi se non in riferimento alle chiese orientali. Ed è un male che noi sappiamo affligge pertinacemente la Chiesa cattolica. Si nominano abusi sessuali, di potere ed economici. Qua però mancano gli abusi di coscienza, che sono altrettanto gravi e forse anche di più.
Si dice che continuano a chiedere giustizia, guarigione e riconciliazione, e però non si parla di prevenzione. Il tema degli abusi viene nominato in altri punti della sintesi, ma mai in maniera strutturale, non merita un capitolo a parte e non merita appunto una seria riflessione su come il clericalismo sia il vero male, l'attuale struttura ministeriale sia il vero male che impedisce alla Chiesa di essere trasparente testimonianza del Vangelo. Termina il paragrafo dicendo: chiediamo come la Chiesa possa diventare uno spazio capace di proteggere tutti. Ecco, perché questa visione di nuovo paternalistica è anche un po' patologica, no? Una Chiesa che protegge gli altri e le altre in qualche modo da se stessa, senza però mai porsi domande sulla propria essenza. E ecco, anche qua possiamo forse vedere come ci siano diverse mani, ci siano diversi pensieri all'opera dentro i singoli capitoli. Sappiamo che sono arrivate tantissime mozioni, tantissime richieste di modifica. Non sappiamo poi in che, cioè sappiamo com'era la bozza iniziale e sappiamo come è uscita quella finale, ma ovviamente non sappiamo di che tipo siano state tutte le richieste di modifica, e diciamo che il paragrafo che segue, il punto successivo, che guarda caso è il punto G, chissà se ci hanno pensato, è il meglio riuscito, e dice: quando nella Chiesa si ledono la dignità e la giustizia nei rapporti tra uomini e donne, risulta indebolita la credibilità dell'annuncio che indirizziamo al mondo. Quindi su questo quantomeno ci siamo. Dopo le convergenze ci sono le questioni da affrontare e qua, ecco, diceva Franco che una delle letture possibili della relazione di sintesi è vedere, no, quanti sì e quanti no hanno guadagnato i singoli punti. Allora, questo punto J ha il primato nero dei maggiori no e sono in realtà pochi perché pensate che su un totale di 346 qua, perché poi in altri il totale non è sempre uguale, quindi non si capisce se c'è un po' di discalculia, diciamo, tra i vescovi e i votanti, o se effettivamente variava il numero degli aventi diritto al voto. Comunque, in questo caso, su un totale di 346 abbiamo tutto sommato la stragrande maggioranza che si è dichiarata a favore, 277 sì e 69 no, che però è il numero più alto in tutta la sintesi. E guarda caso di cosa parla il punto J, parla dell'accesso delle donne al ministero diaconale. Alcuni considerano che questo passo sarebbe inaccettabile in quanto in discontinuità con la tradizione. Ecco. Abbiamo sentito un po' le motivazioni e le cause di scetticismo generale, che qua a maggior ragione troviamo riscontrate, ma c'è anche qua un verbo che ci fa abbastanza rabbrividire, cioè si dice per appunto il fatto, per l'accesso delle donne al ministero diaconale, si usa il verbo concedere, concedere alle donne, quello che invece è in realtà un riconoscimento, e ci sono ormai fior di studi che non hanno bisogno di dimostrare come il diaconato femminile sia stato storicamente assolutamente testimoniato. Se passiamo alle proposte, ecco, il primo punto delle proposte è di nuovo abbastanza inquietante. Le chiese locali sono incoraggiate in particolare ad allargare il loro servizio di ascolto, accompagnamento e cura alle donne, che in diversi contesti sociali risultano più emarginate. Ora è vero che, come diceva Mauro, noi dobbiamo anche tenere presente altri contesti, non so, per esempio l'Africa, no? Dove le donne vedove, per esempio, sono effettivamente in situazioni di grave marginalità. Però è chiaro che pensare alle donne come a persone che debbano essere ascoltate, accompagnate, debbano essere oggetto di cura, è qualcosa che davvero ci indica quanto siamo fuori strada nella visione di una chiesa veramente inclusiva. C'è un inserto, l'ultimo punto, R, non era presente nella prima bozza, quindi è stato aggiunto. Proponiamo che donne adeguatamente formate possano essere giudici in tutti i processi canonici, e questa appunto è una novità.
Ma voglio rubare troppo tempo, magari torniamo al capitolo 4, che è quello che nominava prima Dea, perché effettivamente anch'io trovo veramente disonesta e inquietante, no? Questa inserzione. È chiaro che si parla di aborto, ma ovviamente non c'è nemmeno il coraggio, diciamo, di nominare direttamente la questione, e quindi. Mentre si dice tranquillamente non c'è un solo genere di povertà, eccolo qua, il punto C, tra i molti volti dei poveri, eccetera, eccetera, e poi così, mentre si elencano i lavoratori sfruttati, gli esclusi, chi vive nelle periferie, i più vulnerabili tra i vulnerabili, a favore dei quali è necessaria una costante azione di advocacy, sono i bimbi nel grembo materno e le loro madri. Ecco, sganciata la bomba. E questo fa pensare a un altro, insomma, al precedente, che è la dichiarazione di Abu Dhabi. Ve la ricordate, a febbraio del 2019 c'era questo accordo tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tajib, che è un documento sostanzialmente sovrapponibile a questo. Anche lì le donne erano da proteggere, quindi grande rispetto, grande riconoscimento, ma soggetto debole da proteggere, e poi anche lì c'era questa frase agghiacciante: perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita, come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, e siamo tutti d'accordo, virgola, l'aborto e l'eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo, no? Un grandissimo contenitore in cui inserire tutto quello che non va, e quindi non importa se guerre, genocidi non c'entrino nulla con aborto e eutanasia, siamo su piani completamente diversi, ma questa è la tecnica. Vorrei fare anche un'incursione, scusate se rubo tempo, ma sono veloce, nel capitolo 7, e lo si diceva anche prima, ecco, forse non sono tanto d'accordo con te, Franco, sul fatto che l'ecumenismo. Provo a cercare di andare alla conclusione. Sì, perdonami, sul fatto che l'ecumenismo abbia avuto così tanta importanza, almeno quello che leggiamo nella sintesi non è particolarmente entusiasmante, ma perché parlo di questo? Perché non si parla direttamente di donne, però quello che rimane, e secondo me lo segna in maniera molto negativa, è la distinzione tra chiese, sottinteso orientali, e comunità ecclesiali, sottinteso protestanti, cioè di nuovo quest'idea che le chiese protestanti non hanno lo statuto di chiesa, perché la loro ecclesiologia è incompatibile con quella cattolica. E sappiamo bene che uno dei motivi è anche l'ordinazione delle donne. Se, per esempio, nella chiesa cattolica sono confluite, insomma, dei preti di rito orientale, questo però in tempi storici per motivi politici, invece sappiamo che è recentissima, diciamo, la campagna acquisti nei confronti della Chiesa anglicana, in cui ci sono stati fuoriusciti, entrati in Chiesa cattolica perché contrari all'ordinazione di donne e di vescovi. Di questo capitolo forse la parte più interessante è l'invito a esaminare la questione dell'ospitalità eucaristica, con particolare riferimento alle coppie interconfessionali. Peccato che poi ogni tanto vengano chiamate invece matrimoni misti, che è un'altra cosa, perché matrimoni misti ha a che fare con diverse religioni, no? Quindi anche sulla terminologia forse qualcosina è da rivedere. Allora, cosa fare? Dicevi, Dea, è uscito proprio oggi un documento dalla segreteria del sinodo che in qualche modo fissa la roadmap per continuare il lavoro da qua, si intitola proprio entro ottobre 2024, e l'indicazione che dà alle chiese locali è proprio di continuare ad approfondire questi tutti i temi, insomma, tutti i 20 temi della relazione di sintesi, ma c'è anche questa esortazione proprio ad allargare a tutto il popolo di Dio, ecco, l'interesse per la sinodalità. Quindi, in qualche modo, la percezione che al primo giro non è che proprio siamo arrivati e arrivate tanto a parlare alle nostre chiese locali. Allora, io credo che questa sia
un'opportunità importante da sfruttare, anche perché si parla di persone particolarmente titolate come teologi, e qua ovviamente è sempre al maschile, ma noi lo possiamo coniugare anche al femminile, e canonisti, ma si chiede anche di inviare buone pratiche, di inviare testimonianze da comunità di base, da associazioni varie. Quindi io credo che anche negli spazi, no, che vengono dati nelle proposte, lo stesso capitolo 9, che non è proprio un gioiellino, ma non dico niente perché dopo di me parlerà Rosario e direi che anche sul tema LGBT c'è da mettersi le mani nei capelli, però ci sono appunto queste crepe di cui parlava Dea, in cui possiamo e dobbiamo inserirci. Io credo che abbiamo la possibilità di organizzare sia a livello locale, io penso anche alle nostre parrocchie, e sia a livello quello che possiamo fare noi come rete, insomma, non solo i lavori in gruppi, ma forse anche proporre degli incontri, proporre degli spunti che possano essere utilizzabili appunto per diffondere un po' di sinodalità, per diffondere un po' questi temi e capire che cosa si può fare per spostare un po' il consenso verso questi temi, perché diceva Mauro, probabilmente la coscienza anche da parte delle delegate e dei delegati non è particolarmente alta. Allora, il margine per riuscire a spostare un pochino l'ago della bilancia c'è, giochiamocelo. Grazie, grazie Elsa. Allora arriviamo, chiudiamo il giro con Rosario Lonegro. Dunque, Rosario Lonegro è nella rete sinodale come referente del progetto Giovani Cristiani LGBT, che è un gruppo a livello nazionale di giovani tra i 18 e i 35 anni. A partire da settembre è membro designato dalla CEI, insieme a Padre Pino Piva, del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia, che è un organo di comunicazione tra diocesi e CEI per il Sinodo. Rosario partecipa appunto come progetto Giovani LGBT e Pino Piva per la pastorale con le persone LGBT. Tra l'altro è tra noi, poi se ci vuole dire qualcosa lo ascoltiamo volentieri durante il dibattito, entrambi con diritto di voto. Questa cosa per Rosario, io credo, insomma, sì, sicuramente è successa dopo il nostro incontro di rete con Castellucci. Quindi Rosario l'abbiamo lanciato noi, perché è venuto tutto dopo quell'incontro. Allora, con Rosario vogliamo parlare appunto della questione LGBT. Nella sintesi, sappiamo che la parola LGBT non c'è. Ecco, in passato i vescovi conoscevano solo la parola omosessualità, poi a un certo punto è sembrato che imparassero la parola LGBT, infatti compariva comparsa insomma in vari documenti, però ora di nuovo è rimessa da parte. Allora, con Rosario vorremmo capire un po' meglio, magari ci dice qualcosa rispetto alla sintesi del Sinodo Universale, ma poiché lui partecipa al Sinodo Italiano, insomma, magari ci dici se siamo messi meglio o peggio in quello italiano. Vai, Rosario. Buonasera a tutte e a tutti e a tutte. Grazie intanto per questa possibilità di raccontare anche questa esperienza, di poter dare anche un mio parere, non solo da persona LGBT, ma anche da giovane. Vediamo che sia nel Sinodo universale che nel Sinodo italiano i giovani sono una minoranza. Per quanto si dica di voler dare parola, perché dai giovani devono arrivare le novità, però effettivamente siamo una minoranza. Ad esempio, nel Sinodo Italia, cioè nel Comitato Sinodale, su 80 membri, i giovani siamo soltanto 8, quindi significa giovani under 35, quindi diciamo che la media dell'età è abbastanza alta.
Allora, per quanto riguarda la sintesi dell'ultima assemblea, della prima parte dell'assemblea sinodale, diciamo che metto proprio in prima battuta, ho una visione ottimistica riguardo a questo sinodo, non per quanto riguarda magari raggiungere obiettivi che magari ci possono stare a cuore, quanto perché secondo me si sta tracciando proprio la strada per raggiungere quegli obiettivi. Cioè quel ribaltamento di cui parlava Mauro, o insomma tutti questi paradigmi che cambiano tramite la sinodalità, diciamo, ci stanno mettendo nelle condizioni di poter dire: ah, forse uno spazio per noi c'è. Dea parlava delle piccole crepe entro cui si doveva entrare. Diciamo che le crepe sì, ci sono, si sono create e lo spirito comunque a volte arriva con i martelli, quindi diciamo che non è sempre brezza. Quindi diciamo, dico in prima battuta, quando si parla di persone battezzate mi sento chiamato in causa. E aggiungo, nonostante la mia condizione di persona LGBTQ+, quanto grazie a questa mia condizione, perché è grazie a tutta la totalità della mia persona che cioè è in tutta la totalità della mia persona che sono una persona battezzata. Vado un po' dritto al punto in modo che poi passo al punto del sino italiano. E dico, non è difficile trovare, come ha detto Elsa, delle problematicità nella trattazione della questione LGBTQ+, proprio questione è la parola adatta per questa sintesi, perché effettivamente siamo, a parte qualche sporadico riferimento in cui si può intravedere un piccolo barlume di riferimento alla comunità LGBT, però comunque siamo inseriti in un capitolo che è proprio discernimento ecclesiale, questioni aperte. Benissimo, quindi siamo come coloro che stanno sospesi. Quindi, cosa abbiamo perso in questa sintesi? Abbiamo perso il nome. LGBTQ+ è il nostro nome. Cioè, riflettendoci, tramite l'esclusione che questa comunità ha vissuto, si è venuta a creare una vera e propria identità. Viene chiamata anche in sociologia sottocultura, una sorta di sottocultura LGBTQ+. Creandosi un'identità si crea un nome, si elabora un nome e questo nome non è stato pronunciato e sappiamo molto, molto bene quanto Gesù tenesse a pronunciare i nomi quando appare risorto a Maria Maddalena, le chiama Maria, è la prima cosa che le dice. Quindi abbiamo perso il nome. Però cosa ci abbiamo guadagnato? Intanto c'è una disponibilità all'ascolto. Non so per quanto riguarda il Sinodo Universale come si sono mossi nello specifico, però so che sono state riportate alcune storie. Per quanto riguarda il Sinodo Italiano siamo proprio presenti, cioè in quanto referenti di una determinata realtà. Quindi c'è tanta disponibilità all'ascolto, ma allo stesso tempo c'è altrettanta indisponibilità in alcuni casi al riconoscimento. Quello che noi chiediamo alla Chiesa non è chiedere un verbo che non condivido tantissimo, però comunque quello che noi cerchiamo di tirare con le tenaglie alla Chiesa non è tanto un'accoglienza misericordiosa, è stato più volte detto alle riunioni del Comitato Sinodale, quanto un riconoscimento in quanto persone battezzate. Noi siamo già parte della Chiesa, siamo una realtà. Quindi l'essere stati inseriti in queste questioni controverse, diciamo che ha i suoi lati positivi, questioni aperte, ha i suoi lati positivi e ha i suoi lati negativi. Abbiamo perso il nome, però la Chiesa ha preferito, come al solito si ragiona molto spesso su massimi sistemi, ha preferito inserire delle diciture che sono ancora più ampie,
in quanto le diciture che troviamo sono proprio identità di genere e orientamento sessuale. Quindi questo di qui apre ancora di più, non è soltanto l'acronimo LGBTQ+, ma evidenziando proprio, assumendo proprio questo lessico di identità di genere e orientamento sessuale, si sta aprendo forse ancora di più l'orizzonte entro cui poter camminare. Alcuni punti che mi avevano colpito per esempio, l'inserimento, oltre che in questioni aperte, o potremmo dire anche questioni controverse, siamo inseriti anche nelle cosiddette questioni importanti. Perché è vero, non si poteva risolvere non si potevano risolvere delle convinzioni millenarie in un solo mese di assemblea, non si potevano risolvere in 2 anni di ascolto. Cioè quello che è arrivato dalle diocesi è stato recepito, adesso comunque perché c'è tutto un apparato che va a occultare l'esperienza attualmente, c'è una dottrina che si erge molto al di sopra, cioè il passaggio alla realtà superiore all'idea ancora non è stato compiuto effettivamente. Dopo 10 anni, quanto sono 8-10 anni dall'Evangelii Gaudium, ancora non è stato recepito questo messaggio, questo cambiamento. Quindi almeno siamo importanti, siamo delle questioni importanti, per cui non ci si può rifugiare, non ci si può accontentare sto citando, di rifugiarsi nella comodità di formule convenzionali. Quello che ad esempio c'è scritto nel catechismo, avrebbero semplicemente potuto ribadire quello che c'è scritto là, ma essendo che comunque è una questione su cui si sta dibattendo, non se lo potevano permettere. Ma va istituito un confronto con il punto di vista delle scienze umane e sociali. Anche questo, secondo me, è un punto importantissimo. Perché se togliamo un po', se abbassiamo un po' l'asticella dall'immagine ideale, dall'antropologia ideale che ci presenta la dottrina della Chiesa, andiamo un po' più verso le scienze, questo dialogo tra fede e scienza, tra fede e ragione, che su cui Ratzinger ha tanto dibattuto. Se avviciniamo questi due poli, diciamo che ad un certo punto vediamo come il tutto può benissimo coincidere. Cioè la nostra stessa esistenza, in quanto gruppi di cristiani LGBTQ+, è proprio la prova provata che non è un qualcosa di impossibile poter conciliare il proprio corpo vissuto con la propria fede. Ultima cosa, è importante, sto sempre citando, è importante prendere il tempo necessario per questa riflessione e investirgli le energie migliori senza cedere a giudizi semplificatori che feriscono le persone e il corpo della Chiesa. Sì, perché anche noi siamo corpo della Chiesa. Può apparire ad alcuni una novità, ma siamo corpo della Chiesa e alcune affermazioni ci feriscono. E il fatto che la Chiesa comunque abbia riconosciuto di aver ferito anche in passato con giudizi semplificatori alcune categorie di persone, questo secondo me potrebbe essere una bella pista da percorrere. Per quanto riguarda invece il Sinodo italiano, io porto una bella esperienza dei primi due incontri a Roma e ad Assisi. Diciamo che poi potrà parlare per quanto riguarda la sua commissione, perché siamo divisi in 5 commissioni per tematiche, per macro tematiche che poi decliniamo in vari modi. Io sono nella commissione corresponsabilità e sinodalità, in cui si parla un po' di ministeri, partecipazione attiva, si parla anche della questione dei consigli pastorali, deliberativa, consultiva e tutte queste cose, però comunque si è lasciato spazio a una partecipazione, una sinodalità, una corresponsabilità che sia pienamente inclusiva nei confronti di ogni persona, cioè il todus, 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 che io declinerei con todus, todas, todes, e per inserire anche maschile, femminile e neutro, mettiamo un po' così, si sta cercando un po' di capire
quali sono le possibilità entro cui si può realizzare una tale corresponsabilità che davvero investa tutti e tutte i battezzati. Un feedback positivo, perché comunque avendo partecipato prima alla rete sinodale, un feedback positivo mi è arrivato proprio da alcuni membri della presidenza del comitato, che avendo letto il nostro documento per quanto riguarda la questione delle persone LGBT, con annessa anche a testimonianza di alcune donne, persone trans, genitori, diciamo che comprendeva un po' tutto, è stato bello vedere come sia stato apprezzato proprio perché rispecchiava quello stile narrativo, proprio dell'esperienza vissuta, quindi proprio la struttura riporta. Lo conosciamo quasi tutti, penso, questo documento riporta proprio le parole che sono state pronunciate da determinate persone con testimonianze anonime, però comunque sono le stesse parole pronunciate da persone interessate da queste tematiche. L'altra cosa che e concludo sempre sul Sinodo italiano. È stata nell'ultimo giorno mi è stata data la possibilità di poter parlare in plenaria. E nel momento in cui tutti sono venuti a conoscenza, comunque, anche della nostra presenza, proprio con il nostro acronimo, là c'è proprio là nei documenti, proprio. Gruppo, progetto Giovani Cristiani LGBT+, quando tutti sono venuti a conoscenza della nostra presenza, ci hanno fatto delle domande proprio specifiche, cioè come riuscite a, cosa fate, come vi muovete, ma fate pure ritiri spirituali? Sì, facciamo pure ritiri spirituali. Non è soltanto un connubio astratto, quello nostro, ma è un connubio di vita vissuta, proprio di fede vissuta nella vita e anche nella quotidianità come testimonianza anche. E l'attenzione su cui alcuni hanno rivolto, cioè la questione su cui hanno rivolto l'attenzione molti, è proprio quella del linguaggio. Si è parlato sia a Roma che adesso ad Assisi di linguaggio di genere. Questa di qui è un linguaggio di genere che sia anche inclusivo. Come può essere possibile scrivere dei documenti, perché sarà questo di qui il nostro compito, prendere ciò che ci arriva dalle diocesi, elaborare anche noi, discernere ciò che interessa alle varie commissioni e scrivere, redare questi documenti che poi andranno alla Presidenza e all'Assemblea dei Vescovi. È possibile parlare di un linguaggio inclusivo? Io ho fatto un semplicissimo esempio. Quando parliamo di battezzati, di battezzate, di persone battezzate, è necessario mettere uomini e donne battezzate? Esatto, mettere persone battezzate? Questo è ad esempio un piccolo esempio. Rosario, ti devi avviare alla No, conclusione. no, no, co concludo. No, no, Quindi, vai, però concludi. no. Era proprio questo qui l'ultimo punto. Quindi in Italia, secondo me, ci sono grandi possibilità. Alcuni hanno anzi detto cerchiamo, cioè una sorta anche di competizione fra sinodi informale, diciamo così. Quindi su determinate questioni, visto che abbiamo gli strumenti, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di spingere avanti anche altri contesti sinodali. A cui possiamo dare un contributo sia a livello universale che anche a livello locale. Quindi abbiamo tante belle realtà, anche si è parlato di inclusione, di partecipazione attiva anche di persone trans, proprio di esperienze specifiche di parrocchie. Quindi è una realtà possibile che si può costruire tutti insieme. Quindi non misericordiosa accoglienza, mi sento di ripetere, ma riconoscimento. E affermazione. Concludo.
Grazie, grazie Rosario. Allora, adesso diamo spazio a un po' di dibattito, poi sappiamo purtroppo ci sono tante cose, dobbiamo fare questa seconda parte della riunione. Allora, intanto io qui non leggo la Stefania, ma poi sì, alzate la mano per prenotarvi, però qui leggo un numero, poi dirò un numero. Va bene, Stefania. Scusa, è Margherita, Margherita Ricciuti il Ah, numero. Margherita, Ok. ok. Cerchiamo di Alzate essere adesso la contenuti nei mano e tempi. non vorrei passare davanti a nessuno. No, No, c'è perché... Stefania, Stefania. Vabbè. Stefania, puoi parlare tu. Accendi il microfono e anche il video se è possibile. Se no passiamo all'altra, poi parlare. Allora, cominciamo con Margherita e poi se attiva il microfono passiamo a Stefania. Va bene, allora dirò le cose che ho da dire. Io vorrei che... intanto sono una valdese passata alla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Cattolica alla Chiesa Valdese, quando hanno negato i funerali di Giuseppe Velbi, perché è una cosa che mi è stata proprio lì. E quindi sono passata alla Chiesa Valdese. E questo è successo una quindicina di anni fa. Ma vorrei fare una proposta, poiché le chiese si conoscono soltanto stando al loro interno. Vorrei proporre che la Chiesa Cattolica, che è la Chiesa maggioritaria, promuovesse un dibattito fra i rappresentanti delle varie chiese perché spiegassero che cosa li induce a stare nelle varie chiese. Perché io ho l'impressione che molte scelte vengano fatte per motivi ereditari. Io ero di una famiglia cattolica e ci rimango, ero di una famiglia valdese e ci rimango, ma che ci sia poco nel merito di queste scelte. Per cui sarei curiosa davvero di sapere perché una persona decide di restare o di andare nella chiesa nella quale si trova. Ci terrei particolarmente. E un'altra cosa per la quale chiederei alla Chiesa Cattolica di farsi promotore è quello di dire per quale ragione ci tiene tanto ad ostinarsi all'uso che le persone fanno di ciò che hanno fra le gambe invece di ciò che hanno fra le orecchie, perché LGBT non me ne importa niente, voglio dire, uno faccia di quello che ha fra le gambe l'uso che crede, dopodiché si faccia fra le orecchie l'uso che la Chiesa decide. Spero di essere stata abbastanza concisa. Bene, grazie. Fabio. Tanto, grazie a tutti, grazie in particolare a Rosario per questo servizio che stai facendo, che insomma, complimenti e in bocca al lupo. Io quello che voglio dire è, credo che sia proprio questa la cosa giusta da fare, cioè anziché circoli culturali, elite, se vogliamo, ecclesiali, che parlano di temi come l'ecumenismo, il femminismo, le questioni LGBT, eccetera, eccetera, tra di noi, che va bene perché chiaramente serve per, come dire, motivarci, rafforzare le nostre convinzioni e quant'altro. In realtà poi è fondamentale partecipare nei luoghi della Chiesa istituzione laddove le questioni vengono discusse e si prendono delle decisioni. Quindi io l'esperienza di Rosario credo che vada replicata non solo a livello nazionale, ma anche nelle chiese locali.
Quando Rosario facevi riferimento, per esempio, al fatto di state discutendo sulle questioni dei consigli pastorali e quant'altro, io parlo per esempio a Milano, come coordinatore di Cammini di Speranza Lombardia Milano. A Milano, arcidiocesi, 120 membri del Consiglio Pastorale Diocesano, nel 2023, tra pochi giorni, ormai 2024, non c'è di 120, voi tu dici a livello nazionale di 80 se sono uno. A livello locale 120, Milano, nessuno rappresentante di, diciamo, non rappresentante ma provenienza gruppi LGBT. Io credo che sia una cosa ormai antistorica, completamente non contemporanea. Questa cosa va incoraggiata a tutti i livelli e questo vale per le questioni LGBT, come ho detto, ma vale anche per tutte le altre istanze portate dalla nostra rete. Grazie. Grazie Fabio. Valentina, Sì, eccomi qua. Stefania, se Sono riesci io. a attivare l'audio, poi parli tu, eh? Valentina. Allora, io faccio i complimenti a Rosario per quello che è riuscito a ottenere per il progetto Giovani LGBTQ+. Se ho sbagliato la sigla, pardon. Faccio anche un riferimento a quando ci siamo incontrati con Monsignor Castellucci, che è proprio. Lui ha anche detto che togliendo eventualmente la sigla si riesce a comunicare molto più agevolmente in quanto non si crea il cosiddetto ghetto. Credo che oggettivamente, anche se hanno un attimino nel documento omesso volontariamente la comunità LGBTQ, però hanno poi recuperato in altri ambiti, almeno da quello che ho sentito da Rosario. Quindi mi fa piacere perché siamo tutte persone, esseri umani battezzati. Quindi non c'è bisogno di dire uomini, donne in certi contesti, ecco, basta usare termini persone o esseri umani e ci siamo tutti indistintamente. Come ha detto Mauro Castagnaro, mi ritrovo nel fatto che il sinodo è la migliore comunicazione per raggiungere i risultati di un cambiamento della Chiesa, anche se siamo ai tempi un po' di tartaruga molto lenti, perché devono un attimino digerire alcune cose, bisogna fargliele digerire in un determinato modo, naturalmente, però fa anche piacere vedere che al di là della situazione un po' pruriginosa che c'è e delle varie paure, eccetera, si inizi un attimino a pensare che la Chiesa, essendo diciamo la più vasta come religione cattolica e tutto quanto, metta da parte finalmente le cosiddette differenze culturali, ideologiche, eccetera, e trovi dei punti di incontro su terreni anche diversi che possono si scaturire anche, diciamo, conflitti, ma che generalmente da un conflitto poi va anche in direzione di pace, ecco, si trova sempre qualcosa di utile. Mi ritrovo nelle parole di Elsa perché il problema principale eventualmente siamo noi donne, più che eventualmente altre, diciamo, altre situazioni che siamo messe un po' lì in parcheggiate, diciamo. E sarebbe anche ora che questo parcheggio finisse. E per il resto, per quanto riguarda la comunicazione stampa, il silenzio dato da Papa Francesco può essere utile in alcuni casi, può essere inutile in altri. Magari la stampa poteva un attimino voler vedere qualcosa di diverso a livello di comunicazione, superare quella difficile comunicazione che sempre la Chiesa si è tirata dietro nel corso degli anni. Ecco,
avere un sinodo un po' più comunicativo e chiaro nella comunicazione, che fa sempre piacere al popolo, diciamo, cattolico, e anche per recuperare le pecore, tra virgolette. E basta. Grazie. E adesso, Grazie a voi. Giuliano, sempre cerchiamo di essere un po' contenuti, eh? Sì, dunque, io contrariamente a tante volte cerco di vedere gli aspetti positivi, perché il concilio, la bozza del concilio era stata un pianto ed è stata completamente ribaltata. Qui ci sono, penso che non potevamo aspettarci la luna, però ci sono dei punti in cui noi dobbiamo fare chiasso e questo è anche un nostro compito. Perché i punti positivi sono emersi anche qui. E parto da Mauro, quando ha sottolineato soprattutto la palissiana verità teologica che la Chiesa è una Chiesa di chiese, e quindi si ammette una pluralità e soprattutto si dà la possibilità di chiedere e di fare delle concessioni a livello locale, cioè di fare delle possibilità di comportarsi in un modo diverso in determinati punti, in determinate località, perché ovviamente non posso chiedere al Sudafrica o da qualche parte la stessa cosa, o anche in Europa, tra Nord Europa, Nord-Est Europa e l'Europa centrale, o l'Europa fra Francia, Svizzera, Germania, Italia, Spagna, anche bellissima le relazioni. Quindi ecco, quindi e qui bisogna batterci e qui dobbiamo fare chiasso su questi punti. Poi Franco ha messo in evidenza benissimo che tutto questo silenzio e questa paura della stampa è stato un boomerang e questo è vero, si è notato, l'hanno notato in parecchi ormai e quindi anche la Chiesa è costretta. Si sente un pochettino, c'è un po' di spinta. Questo, secondo me, ecco perché dobbiamo fare chiasso ancora di più da questo punto di vista. Poi, senza dubbio, l'aspetto positivo della scelta, ma, anche se è più di Papa Francesco che di altri, che il Sinodo è il nuovo modello di Chiesa. Dunque, noi siamo partiti che la Chiesa era sinodale. No? Soprattutto nell'Ottocento è entrato sistematicamente e strutturalmente il clericalismo, no? Anche prima c'erano segni, però ecco, da lì è proprio siamo alla decadenza assoluta fino ad arrivare al Concilio Vaticano I dell'infallibilità assoluta quando tutti quanti siamo peccatori, quindi mi viene da ridere proprio. Poi c'è un altro problema. L'ecomunismo sicuramente si può sviluppare molto di più in Europa, almeno in Europa. E quindi qui va battuto, ma va battuto anche a livello di ogni singola diocesi, perché ci vengano coinvolte anche le espressioni diverse dove ci sono, dove c'è un buon numero. Terza cosa, aspetta ancora di Franco, che vorrei sapere di più. La presenza della destra americana. Va bene, però non è tutta questa grande. È maggioranza la destra americana? Non è detto che sia maggioranza. C'è, senza dubbio. Ma non è indifferente il resto della Chiesa. E quindi bisogna vedere, bisogna vedere. Poi bisogna denunciare che i vescovi hanno paura più di tutti, mostrando anche, se permettete, un'ignoranza spaventosa. E soprattutto teologica, perché mettere in contrasto tradizione e Vangelo è la cosa deleteria, proprio da questi veramente da buttare fuori. Le prime comunità cristiane avevano donne che dirigevano la Chiesa, quindi chiuso l'argomento. Ci sono state donne che hanno avuto un potere grosso all'interno della Chiesa. Quindi, e anche questa benedetta, anzi, maledetta gerarchia. Perché la Chiesa non è nata affatto gerarchica. La Chiesa era una Giuliano, comunità fraterna. Ah Giuliano, sì, devi va andare bene, avanti. bene, Sì. bene, bene, mi fermo.
Mi può anche bastare questo aspetto di critica. Mentre no, voglio sottolineare l'aspetto di Rosario Negro, quando lui sentita, ma credo anche tutta la sua area, si sente interessato, forzato e colpito dal fatto che è battezzato. E infatti è il battesimo che dà tutta la soggettività a ogni credente. Ci mancherebbe altro, e è a parità, questo va sottolineato, perché il cristianesimo è questo, punto. Grazie. Allora c'è ancora Antonietta, poi non ci sono altri interventi, quindi non so se relatori, se Elsa vuole aggiungere qualcosa, e altrimenti potremmo forse avere un po' di spazio per la seconda parte. Adesso vediamo, lo facciamo decidere. Antonietta. Ma dunque, la cosa che volevo dire è che alle cose già dette, che condivido, ci sono anche stati dei problemi, per esempio sul ruolo dei teologi. I teologi di fatto sono stati praticamente esclusi, perché di fatto si ascoltavano, si sentivano il parere ogni volta che c'era un problema, poi fine del discorso. E pare che questa cosa la correggeranno nella seconda parte. Invece la cosa che volevo dire sulla seconda parte, su questo secondo punto, che c'è di fatto, tra l'altro appunto io vedo che c'è la Donata Orac che è ancora qui, perché purtroppo la Silvia Zanconato ha dovuto lasciarci, che potrebbe dire qualcosa sul problema dei teologi, perché secondo me è una cosa importante. E invece l'altro problema è che di fatto decisioni non sono state prese, e quindi tutto viene rimandato alla seconda parte. E c'è anche un aspetto positivo, no? Perché vuol dire che non avendo preso delle decisioni non sono state fatte neanche delle esclusioni di cose importanti, e quindi va bene, siamo sufficientemente contenti di questo, basta. Io sulla prima parte, poi invece interverrò sulla seconda. Bene, grazie. Allora, non ci sono altri interventi, non ci sono neanche domande. La Donata non dice niente. Non ci sono neanche domande specifiche. Si tratta di decidere se vogliamo intanto almeno iniziare il discorso su cosa fare e poi capire se lo possiamo concludere oggi oppure no.